Siete nuovamente collegati, gentili telespettatori, col Pala Verde di Treviso, dove la situazione è leggermente cambiata. Adesso la Sisley è sempre in vantaggio, ma solo di 2 punti, 7-5. Ricordiamo, per chi non avesse seguito la prima parte della gara su Rai 1, che le due squadre sono in parità nel computo dei set. 15-8 per Treviso il primo in 22 minuti, 17-15 per la Maxicono di Parma il secondo in 31, e adesso 5-7 il punteggio. C'è Toffoli che spinge il pallone per Petrelli, che viene murato, ancora Petrelli, chiamato Chiroga, il suo pallonetto appena accennato, poi la schiacciata di Marco Bracci, lo stesso Bracci riprende, schiacciata poi di Carlao, sesto punto per Parma, 4 per il brasiliano Carlao. Guardiamo anche rapidamente le formazioni, questo è il palleggiatore olandese Blanchet della Maxicono, poi c'è Carlao opposto a Blanchet, almeno per quanto riguarda la formazione. Gianni e Gravina impiegati sovente come centrali, poi Bracci e Renan a completare il sestetto allenato da Bebeto. Dall'altra parte del campo Liano Petrelli, che gioca al posto di Cantagalli, schiacciatore e ricevitore, eccolo inquadrato, opposto a lui c'è naturalmente il capitano Lorenzo Bernardi, Raul Chiroga lo schiacciatore, opposto al palleggiatore Paolo Toffoli, Merlo e il bulgaro Dimotonev sono i due centrali della formazione allenata da Giampaolo Montali, ex allenatore della squadra di Parma con la quale ha vinto il grande slam. Renan, Blanchet, Gianni passa sopra, ancora una volta il suo strapotere fisico da cambio palla alla Maxicono. 6-7, Bracci, Merlo per Toffoli, palla molto attaccata con Bernardi, chiude molto bene in diagonale stretto, vedete Bernardi si avvita su se stesso e poi chiude molto bene in diagonale. 7-6, ancora un punto di vantaggio per Treviso. Dimotonev, Blanchet, Gianni, fuori l'attacco di Gianni, 8-6 per la Sisley. Dimotonev continua a forzare in battuta al salto il bulgaro, ancora Gianni che non sbaglia quasi mai due volte di seguito. 6-8 dello stesso giocatore di Sabaudia che va in battuta. Azione veloce con Merlo, abbiamo già detto nella prima parte della telecronaca, Toffoli utilizzando moltissimo Merlo per il cambio palla. Bracci, Blanchet, la veloce di Carlao che non chiude, Chiroga murato, cioè Bernardi che poi recupera, gioca ancora sull'argentino, schiaccia fuori, pallone non è stato toccato. Vedete Chiroga non è d'accordo col giudizio del primo arbitro, che è il signor Achille di Roma, un po' diuato da Cinti di Ancona. Toffoli all'alta per Chiroga, siamo sempre sul punteggio di 8-6 dopo che Chiroga ha sparato con tutta la sua forza le mani a muro di Renan. Bernardi, Gianni per Blanchet, Carlao chiude molto bene di polso. Terzo set in discreto equilibrio, anche se Treviso mantiene 2 punti di vantaggio, e dopo che la formazione di casa della Sisley aveva preso ben 5 punti di vantaggio nella parte iniziale di questo terzo gioco. Renan, Petrelli riceve bene per Toffoli, chiamato ancora Petrelli, contro il muro a 1, chiude molto bene in diagonale. 8-6, Merlo, Gianni, Blanchet con Gravina, ottima la combinazione in veloce, questo è Gravina, un altro dei giovani sui quali conta molto la Maxicono per il suo futuro. Sbaglia però in battuta centrale Molisano,
che ha giocato anche nella formazione di Falconara. Chiroga a cercare la ricezione di Bracci, Blanchet che arrangia come può, poi Gianni, ancora Blanchet, seconda linea Carlao, è buona la schiacciata del brasiliano. Eccolo Blanchet che ha rinunciato alla nazionale olandese due anni fa quando è venuto a giocare in Italia. Il regolamento per i giocatori olandesi è molto ferreo, anche se in vista delle qualificazioni per le Olimpiadi di Barcellona forse ci sarà un ripensamento, però i vari italiani potrebbero essere richiamati. E intanto Bernardi a muro riesce a dare un altro punto alla sua squadra, 9-6 per Treviso, 4 punti di Bernardi. Gianni, Blanchet, Murato, Bracci, ben piazzato il recupero a Renan, chiamata ancora Bracci, la difesa di Chiroga è buona, poi c'è Topoli, ancora Bernardi che forza molto, recupera ancora Bracci, contro il muro a due, forza sulle mani di Tonev, non si capiscono Chiroga e Petrelli, nessuno dei due parte per la difesa. Rivediamo la schiacciata di Marco Bracci. Petrelli, schiacciata di Bernardi, è buona. Ancora 6-9. Di Motone. Gianni per Blanchet, passa sopra il muro con la consueta potenza Andrea Gianni. C'è l'ennesimo cambio palla di questa fase di gioco, 6-9. Gianni, Petrelli per Toffoli, Merlo attacca Renan, difende Tonev, Toffoli chiama Bernardi, il muro di Carlao e chiude benissimo l'attacco di Lorenzo Bernardi, 7-9. Ancora una battuta per Andrea Gianni mentre stiamo rivedendo il replay. Il muro di Carlao, tanto Bernardi ha riconquistato la battuta. Paolo Toffoli in battuta. Toffoli, due punti di vantaggio da difendere per Treviso. Riceve bene Bracci, Blanchet doppia finta al centro, recupera bene Petrelli in difesa, Toffoli spinge per Bernardi, la palla toccata dal muro, sta venendo fuori alla distanza in attacco il capitano che poi dice bravo Paolo, rivolto al palleggiatore Toffoli, calzato una palla da posizione difficile. Bracci, Blanchet, Gianni da seconda linea, ottimo muro di Bernardi e forse in maniera un po' indiretta vuole rispondere al suo allenatore che ha dichiarato ci manca un leader in questa squadra. Time out richiesto da Bebeto, vediamo se riusciamo a sentire Montalvo. Una cosa, con palla scontata loro, cioè loro giocano un contrattacco, preoccupiamoci soprattutto te Paolo Contoni, preoccupiamoci di fare un muro chiuso, ermetico, poi se ti tira contro beh, non spostiamo le mani, un muro chiuso ermetico. Secondo, Raul, quando Gravine posto 2 che gira fa il primo tempo ricordi di fare l'aiuto per il muro di qua, una sola posizione, ci siamo, una palla alla volta tutti insieme. Prende 11-7 per la Sisley. Ancora in battuta Paolo Toffoli. A cercare la ricezione di Bracci. Blanchet, combinazione di veloce dietro con Carlao. Vede la finta di Gravina, palla data dietro invece al brasiliano Carlao. 4 punti da recuperare per Parma. Lascia e fa bene Bernardi la battuta di Carlao. C'è il nono errore per la Maxicono. Bernardi riceve Gianni. Blanchet ancora veloce dietro con Gravina. Due palleggiatori che appena possono velocizzano. Sette a undici.
ancora qualche problema. Noi approfittiamo per ricordare che domani si gioca Chiarimonte Siris Falconara, Messaggero Ravenna, Venturi Spoleto, Alpi Turcunio contro Pallavolo Brescia, Ingram Città di Castello, Mediolanum Milano, Virgilio Mantova, Sciarro Padova, Gabbeca, Montichiari, Terme Acireale, Scaini di Catania. Si riprende 7-11 la battuta di Renan, riceve Bernardi, palla per Petrelli che manda fuori, 8-11, accorcia le distanze la squadra di Parma. Renan dal sotto, Bernardi, Popoli, veloce con Merlo, piazzato un po' troppo avanti in difesa Carlaro, vedete viene scavalcato dal pallone toccato dal muro. Merlo sbaglia completamente la ricezione, Andrea Giani, c'è un punto in battuta per Paolo Merlo, sale a quota 12 la Sisley Treviso, 12-8. Ancora Merlo che continua a cercare Giani, Blanchet spinge per Bracci che manda fuori, 13-8, sbagliando un po' troppo la maxi con, ne approfitta la Sisley, Merlo, ancora Giani per Blanchet, poi Carlao, la seconda linea rimette a posto la situazione, c'è un cambio adesso, entra col numero 5 Corsano che va a sostituire in seconda linea Pasqualino Gravina. 8-13 il punteggio, zona di Groga sbagliata, corre Toffoli, palla molto difficile per Petrelli che difatti cade preda del muro avversario, per la precisione con le mani di Andrea Ciani, si oppongono a Petrelli, 9-13, vedete lo schema chiamato a muro dalla Maxicone, pallone che deve essere nuovamente battuto da Corsano perché ce n'era un altro in campo, 9-13. Bernardi, scacciata, anzi il pallonetto di Chiroga viene murato da Andrea Giani che non perde occasione per dimostrare il suo strapotere fisico, è rimasto in aria con l'attimo di più che serviva, la rabbia di Chiroga, 10-13. Bernardi, Toffoli, ancora Chiroga, Blanchet, spingono a rete i due giocatori ed è ancora Giani che ha la meglio, il pallone ha toccato terra anche se Lorenzo Bernardi non è completamente d'accordo, adesso c'è il time out chiamato da Montali. Questa posizione abbiamo attacco a tre, abbiamo preso tre punti consecutivi con ricezione precisa, va bene? Allora il problema è una palla l'altra, va bene, un problema di testa, se non stiamo incollati a palla non giochiamo il punto alla morte, dopo ci ritroviamo addosso, giochiamo il punto ai cattivi al 100%, tutti insieme, forza, via! Vedete Giampaolo Montali in questo momento ha tralasciato suggerimenti tecnici per richiamare un po' la psicologia della sua formazione, ha detto è un problema di testa, siamo attaccati di più a questa partita, altrimenti riapriremo la porta come sta succedendo alla Maxicono di Parma. Combinazione veloce con Tonev, sembra aver recepito l'invito di Montavi, 13-11 Raul Chiroga, Puntino batte su Renan, poi Blanchet, fuori l'attacco di Carlao, 14-11, c'è la prima palla set in questo terzo parziale per la Sisley di Treviso, Raul Chiroga, stavolta cerca Bracci, Blanchet, combinazione di veloce, toccata dal muro della Sisley, 11-14, turno di battuta per il palleggiatore, 2,5 metri, il palleggiatore più alto della Serie A, Peter Blanchet, Bernardi, Tonev, Corsano, ancora Blanchet, chiama Bracci, forza sulle mani di Petrelli, ottiene il 12° punto, 12-14, ancora Blanchet,
riceve Bernardi, Toffoli, la finta di Tonev, Petrelli, un grande carattere quello di Liano Petrelli. Ecco, impegnato a battere il secondo set ball Blanchet, la veloce di Carlao, 12-14. Adesso Bebeto ripete il cambio operato anche nel set precedente, con Giretto in prima linea al posto di Renan. Prima l'ingresso nel set precedente, l'ingresso di Giretto ha fruttato ben 3 punti. Vediamo adesso, 12-14, con Brasci che forza in battuta. Arriva Chiroga, può ricostruire l'azione d'attacco Parma. Blanchet, Carlao, Murato, sono andati tutti su Carlao, i giocatori della Sisley sono caduti nella finta di Giretto. Dimo Tonev, ancora una palla set per Treviso, forza in battuta al salto. Blanchet spinge su Carlao, tira un lungo linea velocissimo, ancora un cambio in prima linea, naturalmente rientra Gravina, torna in panchina Corsano e la battuta nelle mani di Andrea Gianni. Toffoli, palla alta per Bernardi, palleggia Gravina per Carlao, recupera molto bene Petrelli, corre Toffoli, palla difficile per Bernardi, però Bernardi quando in forma fa diventare facili anche le palle difficili, questo ci fa piacere, ma soprattutto per quello che sarà poi in nazionale. È rientrato intanto Renan, 14-12, batte Toffoli. Gianni per Blanchet, il muro di Bernardi che ha giocato un terzo set da fuori classe, 15-12. La Sisley si riporta in vantaggio, questo terzo set è durato 29 minuti e adesso andiamo a vedere nel quarto set quello che accadrà. La Maxi Cono sarà capace ancora di imporsi e di rimontare il set di svantaggio, se la partita finirà col punteggio di 3-1. Abbiamo ricordato le partite della Serie 1 che si giocheranno domani, ricordiamo invece partite che inizieranno tra meno di un'ora per la, quanto riguarda la Serie 1 femminile. A Perugia, Imet Perugia contro Assovini Bari, un incontro sicuramente uno dei incontri più belli della giornata della Serie 1 femminile. Ad Ancona, Yoghi contro Para Spezzano. A Sesto San Giovanni, Orion contro Nausica di Reggio Calabria. A Ravenna, la Teodora ospita il Team System di Fano. A Modena, l'Isola Verde dovrà vedersela contro la squadra prima in classifica, la Callia di Matera. A San Lazzaro di Savena, l'Edil Fornaciai gioca contro l'Unibit di Roma. E Reggio Emilia ospita la SIP di Cassano in un incontro di bassa classifica. 2-7-1 dunque per la formazione di Treviso. Ricapitoliamo la situazione: 15-8 in 22 minuti la Sisley, 17-15 in 31 minuti per la Maxi Cono di Parma, ancora 15-12 in 29 minuti la Sisley. Vediamo anche un po' il computo dei punti nelle file degli ospiti. La Maxi Cono di Parma ha 3 punti per Pasqualino Gravina, 7 punti per Andrea Gianni, 3 per l'italo-brasiliano Renan Dalzotto, 5 Marco Bracci, 5 per il brasiliano Carlao, 2 punti per il palleggiatore Blanchet e 2 punti anche per Giretto, ottenuti appunto nella fase cruciale del secondo set, che ha visto poi la vittoria della Maxi Cono 17-15. Dall'altra parte della rete 6 sono i punti per il centrale bulgaro Dimo Tonev, 4 per l'altro centrale Merlo che poi ha trovato anche tantissimi cambi palla, 6 punti per Lorenzo Bernardi, 2 Liano Petrelli, 6 punti anche per lo schiacciatore mancino Raul Chiroga. Non ha realizzato punti il palleggiatore Toffoli, tutto è pronto per l'inizio del
quarto set, 2-7-1 Sisley. Sisley di Treviso che schiera ancora il consueto sestetto con Toffoli in regia, Chiroga opposto, Tonev centrale, l'altro centrale naturalmente Paolo Merlo, e poi Bernardi e Petrelli. Andiamo a vedere anche la Maxi Cono che adesso si schiera a fondo campo come vuole il regolamento. C'è sempre l'olandese Blanchet in regia, e poi in una squadra che dispone di molti universali Gianni e Gravina, Carlao presumibilmente opposto al palleggiatore Blanchet, anche se poi ricopre vari ruoli quando si trova in prima linea, e poi Bracci e Renan dal sotto a concludere il sestetto allenato da Bebeto. Il secondo arbitro, dopo aver verificato le due formazioni, al pallone alla Sisley, battuta con Chiroga. Chiroga, posizione di Gianni, Blanchet, schiacciata di Bracci che anticipa le intenzioni del muro avversario. Marco Bracci, giocatore del giro della nazionale, è stato campione europeo, campione del mondo, poi quest'anno non è entrato nei 12 che hanno vinto la medaglia d'argento agli europei in Germania. Il muro di Gianni, ma ha difeso bene Treviso anche con un po' di fortuna. Blanchet, Renan non forza, ha piazzato bene Bernardi, Petrelli, il muro di Carlao dà il primo punto alla Maxi Cono di Parma. Sesto punto per il brasiliano Carlao. Forse è battuta la Maxi Cono. Tonel appoggia. Renan passa molto bene tra le mani a muro di Tonev e di Topoli. Battuta. 2-0 Maxi Cono. Bernardi, azione veloce con Tonev, due punti da recuperare per la Sisley di Treviso. 0-2 Petrelli, sbaglia la ricezione nettamente a Maxi Cono, e poi c'è la schiacciata di prima intenzione del bulgaro Timo Tonev. Sette punti per lui, primo punto in questo quarto set per la Sisley, 1-2. Sbaglia Bracci, problemi di ricezione per Parma. Vedete Tonev, mette il pallone per terra dopo un palleggio completamente sbagliato da parte di Carlao. Situazione di parità. Carlao si riscatta dall'errore commesso in precedenza. 2-2. 2-7-1 per Treviso. Andrea Gianni, Petrelli, Topoli che spinge molto bene pallonetto di sinistro. 2-2 la battuta del bulgaro Timo Tonev. Sbaglia la ricezione Renan, ma Blanchet riesce a palleggiare ugualmente bene, viste bene il muro di Merlo. Renan, Carlao, Petrelli, il palleggio di Blanchet, forse ha usato un po' troppo le mani, un po' troppo poco le gambe. Sempre 2-2 Gianni, Renan che riesce a passare prima che si chiuda il muro della Sisley. Renan dal sotto, Bernardi si sposta e riceve, arriva poi Chiroga, ma c'è l'ottimo muro di Blanchet, ancora Chiroga, il muro di Gravina questa volta, e riporta in vantaggio la Maxi Cono di Parma. Terzo punto per la Maxi Cono, 3-2.
però la battuta di Renan, riceve questa volta Petrelli, chiamato Bernardi, ben piazzato Renan, può attaccare ancora la Maxicono, la schiacciata di Carlao dà il quarto punto alla formazione ospite. Toffoli, combinazione veloce con Paolo Merlo, Bernardi, riceve Gianni, Blanger spinge per Marco Bracci, situazione di 4-2. Quando va in battuta Gravina, batte molto corto Gravina, corre, riceve Bernardi, Petrelli forza contro il muro a 2, la risposta della Maxicono finisce fuori, ci sono 2 punti da recuperare per Treviso. Merlo, situazione di Renan per Blanger, arriva Gianni, buona proprio sulla riga, combinazione veloce di Andrea Gianni, il palleggiatore olandese, cercare Bernardi, Tonev chiude molto bene di polso, vediamo la combinazione d'attacco di Dimo Tonev e poi Raul Quiroga, Gianni per Blanger, Bracci, poi la grande difesa da parte di Merlo, arriva Quiroga alla seconda linea e manda fuori, non si dovrebbe mai sbagliare dopo una grande difesa di un compagno, vedete la bellissima difesa di Paolo Merlo, poi Quiroga che però manda fuori, Maxicono aiuta un po' la Sisley in questo frangente, sbaglia subito la battuta, 10 errori per Parma, 6 per Treviso, Liliano Petrelli, Braccio, Blanger, ancora una veloce dietro con Gianni e Parma che riesce a mantenere i 2 punti di vantaggio. Gianni, fuori la battuta di Gianni, sbagliando un po' troppo in questo fondamentale. La Maxicono, forza di Motonev. Renan, problemi di ricezione per Parma, Renan schiaccia la seconda linea, Toffoli chiama Quiroga che dà il terzo punto alla Sisley, sono 7 invece schiacciate che hanno portato punto per l'argentino di San Juan. Tonev, Gianni per Blanger, fuori la risposta in difesa di Dimo Tonev, 4-3. L'ex capitano della nazionale brasiliana Carlao che va in battuta. Petrelli, ottima veloce tra Toffoli e Merlo. Siamo 3-4. Toffoli. E anche risponde con lo stesso schema Blanger, che invita a Gravina la combinazione di primo tempo, vedete? Ottima schiacciata di Gravina, 4-3. Renan Dalzotto manda fuori, 3 errori quasi consecutivi della Maxicono in battuta. 12° complessivo per la squadra di Parma. Gianni, pallonetto di Blanger, parte con un attimo di ritardo Tonev, ennesimo cambio palla. Turno del molisano della Maxicono. Sono di Petrelli, Toffoli. E vedete come la partita stia andando su un grandissimo equilibrio, almeno in questa fase iniziale del set. Merlo. Bracci. Blanger, sono di Bernardi, Toffoli, addirittura fischiato fallo a Paolo Toffoli,
molto severo l'arbitro nel giudicare i fondamentali. È successo prima anche al palleggiatore della Maxicono Blanchet, un po' troppo fiscale. Bernardi, Toffoli, all'alta per Quiroga, manda completamente fuori. Comincia a sentire un po' la fatica Raul Quiroga. 6-3, posizione di Bernardi. Gioca ancora su Quiroga, questa volta è coraggioso e fortunato perché uscita di poco la risposta a muro di Carlao. 3 punti da recuperare per Treviso con Quiroga che va in battuta. Diceva Gianni, si deve spostare Blanchet, organizza lo stesso il gioco veloce Blanchet, molto bravo in questa occasione. Carlao poi non ha problemi mettere il pallone per terra. Bracci, fuori la battuta di Bracci, si vede che Bebeto ha dato ordine di forzare molto in questo fondamentale, ma sono già arrivati anche 13 errori per Parma. Carlao, Tonev non si accorge, il pallone gli sta lentamente cadendo molto vicino e non prova neanche a recuperarlo. Gianni, 2-7-1 Treviso, 6-3 Parma. Toffoli, Tonev in veloce, si usa molto le combinazioni veloci, quelle che in gergo pallavolistico vengono chiamate di primo tempo per il cambio palla. Toffoli lo fa appena la decisione glielo consente per dare il maggior respiro ai suoi schiacciatori. Gravina, vedete dall'altra parte del campo, risponde sempre con lo stesso schema. E così Parma mantiene i 3 punti di vantaggio. Carlao, Toffoli, forza sulle mani a muro di Gravina e Blanchet, Lorenzo Bernardi. Ci sono sempre 3 punti da recuperare per Treviso. Batte Toffoli, riceve Bracci, arriva Carlao che manda fuori. No, è buona la schiacciata di Carlao, siamo stati tratti in inganno da un gesto sbagliato del giudice di linea. Renan batte cortissimo, Bracci può attaccare la Maxicono, ancora con Bracci, muro in qualche modo riesce a tenere, poi Toffoli tira fuori il pallone dalla rete. Gravina, fuori questa volta l'attacco di Carlao, pallone tocca il nastro, poi finisce lateralmente al campo della Sisley e punteggio che naturalmente non si muove. Siamo sempre sul 6-3 con Bernardi che va in battuta. 6 punti per lui. Posizione di Gianni completamente sbagliata, rimedia in qualche modo Blanchet, poi Carlao, inserisce Toffoli, Quiroga, forza sul muro a 1 di Bracci, muove il punteggio Treviso 4-6. Ottavo punto per Quiroga, ancora qualche problema in ricezione per la Maxicono, ottimo il muro di Mello, difende bene Parma, poi forza Bracci, difende Petrelli. Blanchet chiama ancora Carlao, Toffoli dopo la bella difesa di Bernardi, arriva poi Petrelli, realizza il quinto punto Liano Petrelli. 5-6. Ancora qualche problema sul parquet, naturalmente si asciuga il sudore per evitare scivolate, di conseguenza infortuni a gambe e caviglie. Renan, Blanchet, arriva Gianni che smanaccia fuori. È stata una invasione della Maxicono, della Sisley, scusate, ma il secondo arbitro ha detto sì, hanno toccato la rete, ma dopo che il pallone aveva toccato terra. Qui ci vorrebbe il photo finish.
situazione di 6-6, time out chiamato dalla Maxi Coppa. Due cose solo, primo Paolo, ti sei sempre sul muro dei schiacciatori, solo il piano di rimbalzo, allora cerca di ritardare il salto, saltami magari meno però metti bene le mani. Secondo, attenti alle scelte loro, battute lunghe a cortissime, le battute lunghe vanno fuori ma quelle corte mettono in difficoltà, quindi due ricettori, dov'è gli anni? Due ricettori attenti, forte e bene. Tutti insieme, oh! Si riprende sul 6-6. Bernardi in battuta, capitano della Sisley. Azione di Gianni, Blanchet, arriva Bracci, il muro di Raul Quiroga, porta in vantaggio 7-6 la Sisley. Ha avuto un attimo di appannamento lo schiacciatore argentino, poi si è ripreso e in attacco è a muro Gianni. Veloce, ottima, organizzata da Blanchet, chiusa da Pasquale Gravina. E adesso la situazione si è capovolta. Da 6-3 un parziale di 4-0 per Treviso. 6-7 adesso il punteggio. Gravina è battuto al salto. Merlo, murata la sua veloce, arriva Blanchet in sospensione per Gianni. Rimette la situazione in parità. 7-7. Sono 8 i punti per Andrea Gianni. Gravina forza moltissimo in battuta al salto. Il giudice di linea dice che è buona. Anche Quiroga è d'accordo con l'arbitro, molto sportivo. 8-7. Petrelli. Forza moltissimo Quiroga. Riconquista la battuta per la Sisley. 7-8 il punteggio. Merlo sbaglia la ricezione, Renan cerca un pallonetto, poi Blanchet. Toffoli gioca molto su Quiroga, va bene perché Quiroga è tornato in forma. Ancora parità 8-8, 10 punti per Raul Quiroga. Renan per Blanchet, il muro di Tonev. La Sisley gioca con grandissima determinazione in questo quarto set, ma lo ha fatto per quasi tutto il match. Merlo, Blanchet, bravissimo Bracci che con grande tempismo, vedete, mette il pallone sui 3,5 metri. 8-9, un punto da rimontare per la Maxi Cono. Peter Blanchet, Bernardi, Toffoli, la veloce con Tonev. Blanchet era anche riuscito a difendere. Sempre 9-8, avete visto la prima linea. Toffoli, Petrelli e Tonev della Sisley. Mentre la Maxi Cono fa asciugare il terreno, si riprende sul 9-8 Sisley, 2-7-1. Quiroga è molto teso su Renan. Gianni, Petrelli riesce a difendere, palleggia poi Bernardi, la posizione difficilissima. Quiroga, Blanchet fa attaccare Gianni, muro della Sisley e poi nessuno pronto a recuperare in difesa. Decimo punto e ancora problemi al parquet, mentre continua ad incitare ininterrottamente la curva dei supporter Oro Granata. Vediamo questa bella immagine. 10-8 Sisley. Blanchet, Gianni, Bernardi, Toffoli, Quiroga, ancora un punto realizzato da Raul Quiroga. 11-8 e 11 sono anche i punti dello schiacciatore argentino. Time out richiesto naturalmente da Bebeto. Loro attaccano.
attacco ancora 3, tu vieni a muro posto 2, lo prendi tu Bracci muro posto 4, e gli tieni tutta la diagonale, gli tieni tutta la diagonale lui, occhio che in 5 che fuori sulla parallela, ancora una palla alla volta ragazzi, senza mollare mai, adesso ci siamo, via, oh. Si riprende su l'11-8, noi ne approfittiamo per ricordarvi l'appuntamento con Pallavolando domani alle 19.05 su Radio Verde Rai, poi martedì alle 15.45 su Rai 3. E si riprende 11-8 Sisley, Raul Quiroga. Tonev sull'ennesima ricezione sbagliata dalla Maxi Cono. Da il 12° punto alla formazione trevigiana, 12-8. Un cambio, esce Gravina ed entra Corzano per il consueto giro di seconda linea. Quiroga. Blanchet spinge per Carlao, manda fuori ma il pallone è stato toccato da Paolo Toffoli che poi si prende subito carico dell'errore commesso. 8-12, Bracci in battuta al salto, Petrelli riceve bene, Toffoli per Tonev, esulta poi Dimo Tonev, mantiene i 4 punti di vantaggio la Sisley. Petrelli, fischiato fallo di formazione alla Maxi Cono di Parma, il secondo arbitro segnalato posizione irregolare al palleggiatore Peter Blanchet. Adesso l'arbitro, il secondo arbitro, va a verificare la formazione, vedete che anche Renan va a spiegare, l'arbitro potrebbe anche avere sbagliato la formazione, nel senso potrebbe aver pensato che Blanchet era in seconda linea, magari era in prima oppure viceversa, e difatti l'arbitro ammette il suo errore e quindi palla contesa, punteggio resta fermo sul 12-8 Petrelli, Blanchet e Gianni che riconquista la battuta in combinazione di veloce dietro, 8-12. E Gravina rientra al posto di Corzano. Gianni, fuori la battuta di Gianni. Quattordicesimo errore in battuta per la Maxi Cono. Decisione di Bracci sulla battuta di Tonev, il pallonetto di Carlao. Punteggio che rimane fermo su 8 Maxi Cono, 12 per la Sisley. Petrelli, Toffoli, fuori la risposta a muro di Gravina, sempre 12-8. Ecco, palleggiatore della nazionale Paolo Toffoli. Bracci si deve spostare, Blanchet, Carlao non riesce a chiudere la buona difesa di Toffoli ma è stato un tocco a rete, è stato Bernardi che ha invaso il tentativo di murare il brasiliano Carlao. C'è il cambio palla con Renan Dalzotto che non batte al salto, batte molto corto, ma risponde con una splendida veloce Toffoli per Paolo Merlo. E siamo sempre sul 12-8. Bernardi. Buona difesa di Toffoli. Blanchet. Tonev questa volta non riesce a difendere sull'attacco di Gravina. E si resta sempre sull'8-12. Gravina che forza in battuta al salto. Petrelli riesce a ricevere molto bene. Quiroga. Buona la schiacciata dell'argentino. Il tutto è nato da una ottima ricezione di Petrelli
sulla battuta al salto, e vedete poi Chiroga che va a chiudere proprio sui 9 metri del campo della Maxicono. Merlo si sposta, Renan, poi Blanchet, arriva Carlao, Toffoli tiene molto bene in difesa. Bernardi, palla alta per Chiroga, Murato a 3 da Bracci, Gianni e Blanchet, ha tirato un po' troppo pulito questa volta Raul Chiroga. Siamo sempre naturalmente sull'8 a 12. Blanchet, riceve Bernardi, combinazione intesa, ancora Bernardi che recupera dopo il muro della Maxicono. Chiroga e l'ottimo muro di Gianni che dà il 9 punto alla Maxicono, 9 a 12. Bernardi, Toffoli, Tonev anticipa di un soffio il muro della Maxicono, velocissima la combinazione d'attacco. Raul Chiroga batte teso e corto, problemi in ricezione, il muro da parte di Dimo Tonev, 13 a 9 per Treviso. Ancora un punto per Dimo Tonev, sono 11 per lui come sono 11 per Raul Chiroga. Blanchet spinge su Carlao, difende bene Bernardi, ma è stato un tocco a rete da parte della Sisley, probabilmente Toffoli o Petrelli hanno invaso, e intanto Bebeto riprova con il cambio di Giretto in prima linea, vedete inquadrato al posto di Renan, 9 a 13, Bracci forza in battuta, riceve Merlo, Toffoli, Tonev, Blanchet, va a attaccare Gianni, l'ottima difesa di Paolo Merlo, e poi Paolo Toffoli che si improvvisa schiacciatore e risolve una situazione che si era fatta alquanto problematica per Treviso. Vedete Paolo Toffoli, la battuta di Petrelli, Blanchet, Carlao, tiene molto bene Liano Petrelli, palleggia Chiroga e la schiacciata di Bernardi che manda fuori, una buona occasione per realizzare il 14° punto, invece siamo ancora 9 a 13. Petrelli, Toffoli, Tonev murato da Giretto, 10° punto per Parma, 10 a 13, Gianni, zona di Petrelli è difettosa, alzata in bacher per Bernardi che viene ancora murato da Giretto, e siamo sul punteggio di 11 a 13. Giochiamo una palla sull'altra, qui Paolo chiami il primo che vediamo cosa fa, se segue allarghiamo il gioco di là e siamo uno contro uno. No, la seconda linea, fammi vedere fare il primo tempo di dietro, allora dopo le 10 seconda linea. Ok, tutti insieme ragazzi, non vogliamo, non vogliamo. Si riprende sul punteggio di 11 Maxicono Parma, 13 Sisley Treviso, 2 set a 1 in favore della Sisley. La battuta di Andrea Gianni manda fuori Andrea Gianni, 15° errore battuta dalla Maxicono in un momento molto importante. Adesso è il turno di Dimo Tonev che ha sempre battuto al salto, continua a farlo. Blanchet, situazione veloce di Giretto, poi c'è il palleggio di Toffoli, arriva Bernardi, il pallone è stato toccato a muro, quindi c'è il 14° punto e la prima palla match a favore della Sisley di Treviso, 2-7-1, 14-11, battuta di Dimo Tonev, mentre intanto la squadra di Parma è rientrato Renan. Dimo Tonev, 14-11, sbaglia la prima palla match di Motone, 3 punti da rimontare per la Maxicono. Carlao, riceve Petrelli, palleggia Toffoli, arriva Chiroga, fuori l'attacco dell'argentino,
12-14. Ancora una battuta per Carlau Cuveia. Petrelli. Toffoli per Merlo. Mette con grande decisione il pallone per terra in veloce. Toffoli. Bracci. Blanchet. Renan che passa tra le mani di Merlo e quelle di Chiroga. 12-14. Renan D'Auzotto. Diceva Bernardi, si sposta Toffoli. Viene fatta rigiocare questa palla perché un altro pallone sfuggito dalle mani di un raccattapalle ed è entrato in campo. Quindi l'arbitro ha fischiato la contesa. 12-14. Renan. Pallone per Toffoli e c'è Merlo. Conquista l'ennesimo cambio palla. C'è ancora una palla match per la sinistra di Treviso. 2-7-1, 14-12. Lorenzo Bernardi. Gianni, sbagliata la ricezione, fischiata poi in frazione. Il punteggio di 15-12. Finisce il quarto set col punteggio di 3-1. Finisce l'intero incontro. 15-8 Sisley, 17-15 Maxi Con e poi 15-12 e 15-12 per la Sisley di Treviso. Noi chiudiamo qui il nostro collegamento dal Palaverde di Treviso. Vi ricordiamo ancora una volta, seguiteci anche martedì alle 15.45 l'appuntamento con Palla Volando su Rai 3. È tutto da Treviso, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.